Bari deve riprendersi dal crollo interno col Perugia 2-0 che ha lanciato in orbita la squadra di Camplone. Ha sprecato troppo davanti il Bari, secondo Donati. Abbiamo faticato a recuperare il pallone, abbiamo corso a vuoto. Presidente Paparesta comunque ha chiuso la strada al vittimismo. I calciatori devono imparare a stare al loro posto, ha detto, e poi li ha naturalmente, con la sua esperienza di ex arbitro, consigliati su come gestire il rapporto con il direttore di gara, che oggi tra l'altro è uno dei più esperti della categoria. È cominciata la sfida con il Frosinone subito in attacco e la chiusura in calcio d'angolo da parte di Ligi. Primo corner della partita in favore del Frosinone. La chiusura di Ligi per fermare l'attacco della squadra di Roberto Stellone. Pronto a battere Soddimo all'interno dell'area di rigore, ovviamente controllatissimo Daniele Ciofani, autore delle due reti realizzate finora dal Frosinone. Provato ad andare al colpo di testa proprio Ciofani, qui il rinvio di Donati, il recupero di Soddimo, la rimessa laterale è in favore del Bari. Come detto, il Bari deve imparare a gestire il nervosismo. 4 espulsioni in 3 partite, 4 ufficiali, Defendi, Caputo, Sabelli e De Luca. Ha vinto a Chiavari alla prima giornata 2-1 sul campo dell'Entella, ha perso in casa con il Perugia, capolista rivelazione del campionato, per 2-0. Frosinone ha battuto qui il Brescia nella gara inaugurale del torneo di Serie B e poi ha perso al picco contro lo Spezia per 2-1. La rimessa laterale affidata a Sabelli, lo scambio con Sciaudone, ancora Sabelli che prova a far viaggiare il pallone. La rimessa laterale in favore del Frosinone. Si avvicina Gucker, l'austriaco, uno degli uomini di maggiore militanza nel Frosinone. Soddimo alla caccia del pallone, arriva prima Sabelli, poi Sciaudone, lotta con due avversari. 2 contro 1, c'erano Soddimo e Gucker a contrastarlo. Calcio di punizione in favore del Bari. Questo è il fortino del Frosinone, lo stadio in cui la squadra di Stellone è rimasta imbattuta in casa per tutta la stagione scorsa in Lega Pro, 16 vittorie e 3 pareggi, l'ultima sconfitta qui il 5 maggio 2013, 4-2 per il Sorrento in prima divisione, era la penultima giornata del campionato. Punizione ancora in favore del Bari, è pronto a battere Sabelli. Olski, Galano. Ancora Galano che prova a liberarsi, cerca di mettere dentro. Primo intervento di Mirko Pigliacelli, portiere Scuola Roma, che oggi sostituisce lo squalificato Zappino. È il suo esordio con la maglia del Frosinone, non nella categoria. L'anno scorso Pigliacelli ha iniziato la stagione a Pescara con 3 partite, poi Regina, 21 presenze, la retrocessione in Lega Pro, suo cartellino del Parma, è arrivato in prestito a Frosinone. Tra l'altro la squadra ciociara punta molto sulle qualità di Pigliacelli, che è il più giovane in campo, nato il 30 giugno 93. De Luca, Galano invocava un calcio di punizione che non c'è, il tocco all'indietro di Cooker. Crivello litiga col pallone, glielo porta via De Luca, ancora De Luca, De Luca! Alla fine non riesce né a calciare né ad appoggiare all'indietro per Galano, che implorava il retropassaggio. Prima palla gol, provocata però da un errore di Crivello in favore del Bari con De Luca. Alla fine è un appoggio a Pigliacelli il suo tocco, non riesce né a calciare con potenza in porta né a servire all'indietro Galano, che letteralmente implorava il passaggio. Rinvio di Pigliacelli, movimento di Paganini, era andato a dargli una mano Frara ma non ce l'ha fatta. La rimessa laterale è comunque in favore del Frosinone. Si è rialzato Daniel Ciofani, calcio di punizione con la presenza in area di rigore di Dionisi. Sta arrivando anche Daniel Ciofani e sta arrivando anche il fratello Matteo Ciofani, sono stati fra i protagonisti dell'anno scorso. In area anche Frara e Paganini, sta arrivando anche Soddimo, salito anche Russo. Quasi tutto il Frosinone a ridosso della linea dell'area di rigore. Si stacca Russo, occhio ai blocchi all'interno dell'area di rigore. L'anticipo di Sciaudone su Daniel Ciofani e rimessa laterale ancora in favore del Frosinone con Frara. Frara sta aspettando il pallone che viaggia all'interno dell'area di rigore, chiude Sciaudone, la palla è ancora buona per Paganini che cade.
tutto regolare, fa giocare Pinzani, ma qui il Bari ha rischiato tantissimo. Rimessa dal fondo per Antonio Donnarumma, abbiamo rivisto, c'è un contatto, c'è un contatto tra Calderoni e Paganini, ha rischiato tantissimo il Bari qui il calcio di rigore, la rimessa dal fondo, forse era coperto Pinzani, rimessa dal fondo da parte di Antonio Donnarumma, primo brivido dunque nell'area di rigore del portiere del Bari per l'intervento di Calderoni su Paganini. Zanon, Paganini, ha rinviato Ligi, colpo di testa di Sabelli, possibile partenza da parte del Bari con Volski, finisce a terra attaccato da Gucker, calcio di punizione in favore del Bari, fallo di Gucker su Volski, non una vera e propria punta e infatti sta girando al largo dell'unico vero attaccante che è Giuseppe De Luca, la Zanzara come lo chiamavano a Bergamo, dove l'anno scorso ha giocato 17 partite e segnato 4 gol. Movimento in area di Sciaudone, è salito De Luca, si fa vedere anche Galano che però fa movimento fuori dai 16 metri, riparte da Jonathan Rossini il Bari con questo lancio in profondità, De Luca, si libera Galano, palla vacante, la va a riconquistare Dionisi, il lancio di Frara, lo scatto di Daniel Ciofani, Dionisi, subito raddoppiato, Dionisi chiede la collaborazione di Soddimo, di nuovo Dionisi quasi in zona tiro, ci prova, palla in curva, primo tiro da parte di Dionisi che non ha sentito e visto nessuno, si era liberato bene Luca Paganini, anche lui un ragazzo del 93, ci sono tre 93 in campo, Pigliacelli e Paganini nel Frosinone, Sabelli nella Roma, nel Bari, sono due di scuola Roma, Sabelli e Pigliacelli, e l'altro chissà potrebbe andarci a giocare, lo diciamo perché Luca Paganini è stato seguito e viene tuttora seguito da molte società importanti anche a livello di Serie A, tra cui ci risulta esserci anche la Roma, un ragazzo che ha giocato un campionato l'anno scorso in Lega Pro davvero fantastico, è stato l'alternativa alle punte, il grimaldello per sfondare, aprire parecchie difese, e quest'anno è al suo primo campionato di B. La fuga di Calderoni è stata fermata da Russo, Gucker, c'è De Luca all'interno dell'area di rigore, non riesce a servirlo Stevanovic, poi l'anticipo di Ligi, Gucker, Soddimo, cerca il lancio Soddimo, lo scatto di Dionisi, Donnarumma aspetta il pallone ai confini della sua area di rigore, è saltato davanti a lui Jonathan Rossini, la palla è stata colpita fuori dall'area di rigore, giallo per Donnarumma, punizione per il Frosinone. È stata decisiva la segnalazione dell'assistente Zivelli, ha preso il pallone fuori area Donnarumma, per questo motivo calcio di punizione e giallo per il portiere del Bari. Rivediamo, sì, ha ragione l'arbitro, chiamata difficilissima, ma Donnarumma ferma il pallone fuori area, viene ammonito, c'è calcio di punizione in favore del Frosinone. È stata decisiva, lo ripetiamo, la segnalazione dell'assistente Zivelli. Punizione da posizione centrale, siamo proprio ai 16 metri, sul pallone Gucker, anche Frara è un ottimo tiratore, capitano, scuola Juve, ha esordito prima in Champions League con la Juventus e poi in campionato di Serie A. Si allontana Frara, dovrebbe essere Gucker a battere in porta, è salito anche Crivello a disturbare la barriera. Si prepara l'austriaco, in barriera praticamente tutto il Bari, sette uomini a protezione di Donnarumma, parte Gucker sulla barriera, tiro fiacco davvero senza pretese, Crivello rimette dentro, Donnarumma con i pugni, può ripartire Stevanovic, subito il lancio per De Luca, lo va ad accompagnare Galano in posizione di ala destra, stringe Galano, prova a rientrare il gioiello del Bari, Galano dal limite, Galano col sinistro, ha sprecato una buona opportunità Galano, che aveva fatto almeno 60 metri di corsa, ancora il Bari che riconquista il pallone, Sciaudone, si sta allargando Sabelli, Sabelli, lotta con Soddimo, c'è fallo del numero 10 maglia gialla, calcio di punizione in favore del Bari, partita vivace al Matusa, sono passati i primi 10 minuti 0-0, rivediamo il gomito alto di Soddimo, calcio di punizione in favore del Bari.
ancora a terra Sabelli. Poco fa grande opportunità per Galano, che ha voluto fare tutto da solo. Intanto splendido il colpo d'occhio che offre la tifoseria barese, i circa 1000 fedelissimi che hanno accompagnato la squadra. Il Bari è importante, è una vera e propria corazzata della categoria, sia quando gioca al San Nicola sia quando va in trasferta. Davvero non viene mai lasciato solo, la conferma anche oggi con la presenza di 1000 tifosi qui a Frosinone. Calcio di punizione lo sta per battere Galano, vicino a lui c'è Stevanovic, due uomini in barriera, sono Soddimo e Dionisi. Occhio a Sciaudone, occhio anche a Donati, pallone rinviato e la conclusione di Sciaudone in curva. Un'altra palla gol però per la squadra di Davis Mangia, che ha detto dobbiamo giocare da squadra rispetto alla partita persa poi ingenuamente col Perugia. 2-0 nella prima in casa al San Nicola, alla seconda giornata di campionato, un passo falso inatteso. Il Bari è una squadra costruita per attaccare, a volte magari si perde, si smarrisce quando è costretta a correre sulle tracce degli avversari, quando deve recuperare il pallone. Questo è quello che ha sottolineato anche un veterano come Massimo Donati, rientrato dopo l'esperienza al Verona a giocare nel Bari. Donati ritrovò il calcio italiano proprio a Bari dopo l'esperienza scozzese nel Celtic, che ha giocato dal 2009 al 2012, due stagioni in A, mezza in B, prima di ripartire per Palermo e Verona. È arrivato in Puglia alla fine del mercato estivo. Qui fuori gioco di Daniel Ciofani e calcio di punizione in favore del Bari, già battuto verso Calderoni. Lancio di Calderoni a metà strada fra De Luca e Volski, la rimessa laterale comunque in favore del Bari, ancora con Calderoni. Per incontro Volski, Stevanovic, Calderoni, palla di ritorno deviata in calcio d'angolo. Ultimo tocco di Zanon e arriva il primo angolo della partita in favore del Bari, lo va a battere Alen Stevanovic. Occhio a Sciaudone, a Donati, è salito anche Jonathan Rossini. Sono tutti pericolosi i difensori quando vanno a saltare nell'area avversaria, i difensori del Bari. Seguiamo la traiettoria di Stevanovic, ma prima solito richiamo da parte di Riccardo Pinzani, l'arbitro di Empoli, per riportare la calma all'interno dell'area di rigore di Pigliacelli. Parte lo spiovente, la palla che passa pericolosamente, è riuscito Matteo Ciofani a liberare. Adesso Daniel Ciofani, Soddimo, punizione per il Frosinone. Qui vediamo il fallo ai danni di Daniel Ciofani, calcio di punizione in favore della squadra di Roberto Stellone, l'allenatore che ha riportato il Frosinone in Serie B. 7 giugno di quest'anno il Frosinone ha conquistato qui la seconda promozione in B dopo quella del 2006. Gol decisivo di Marco Martini al Grosseto, superando nella finale playoff il Lecce dopo l'1-1 dell'andata e 3-1 al Matusa nei tempi supplementari. Lancio di Volski, De Luca si fa male, intanto il rinvio da parte di Russo. Prova la battuta lunga Crivello, l'opposizione di De Luca gli concede solo una rimessa laterale. Grandi doti Giuseppe De Luca, attaccante classe 91, Serie B, in una squadra importante come il Bari ha la possibilità di giocare con più continuità che se fosse rimasto a Bergamo. Il lancio di Russo, la chiusura con il tocco all'indietro da parte di Rossini, poi la rimessa laterale per il Frosinone, già pronto Soddimo, si avvicina a Crivello. Aveva chiamato il pallone Gucker, palla dentro per Soddimo, non passa l'opposizione di Sciaudone. Lungo rinvio di Sciaudone verso De Luca, di testa Matteo Ciofani, Russo sbaglia regalando il pallone a Donati che fa partire subito De Luca. Ottima diagonale di Zanon e buona chiusura anche da parte di Adriano Russo, che frenano lo slancio dell'attaccante barese. Rinvio di Pigliacelli, Soddimo dopo il colpo di testa di Rossini. Ancora Soddimo, va a cercare Paganini, palla allontanata da Ligi, Sabelli, insiste Sabelli,
sul lancio in profondità, fa buona guardia Matteo Ciofani facendo intervenire il suo portiere Pigliacelli. Matteo è il più giovane dei fratelli Ciofani, classe 88, 3 anni in meno del bomber Daniel. Era in ballottaggio con Bertoncini, lui è un po' buono per tutti gli usi, può giocare sia difensore esterno che centrale. Colpo di testa di Ligi, Donati, Daniel Ciofani, Frara, parte lo spiovente di Frara, Donnarumma, bravissimo ad anticipare Dionisi. Era interessante, cross di Frara, molto bravo Antonio Donnarumma a rubare il pallone dalla testa di Federico Dionisi. Grande colpo di mercato del Frosinone. Dionisi dal 2010 era a Livorno, l'anno scorso 8 gol in 24 partite nell'Olianense in Portogallo, club retrocesso in seconda divisione portoghese, lo volevano in parecchi. È stato, ripetiamo, il grande colpo di mercato della squadra del presidente Stirpe. Donati, Calderoni, difficoltà Calderoni, si rifugia ancora nell'appoggio su Donati. Russo anticipa De Luca, calcio di punizione in favore del Frosinone, fallo su Adriano Russo e punizione in favore della squadra di Roberto Stellone. Si gioca da 17 minuti allo stadio Matusa. Rivediamo l'intervento ai danni di Russo, il calcio di punizione lo sta per battere Gucker. Spiovente di Gucker a cercare Paganini che è finito a terra. Matteo Ciofani, Donnarumma ha salvato sul tiro improvviso di Matteo Ciofani che prova ad attaccare come alla sinistra. Colpo di tacco ancora per liberare Matteo Ciofani, lo spiovente finisce sul fondo. Palla gol per il Frosinone con lo stopper Matteo Ciofani. Si trova in posizione di ala sinistra, gran diagonale e ottima risposta di Donnarumma per respingere il sinistro di Matteo Ciofani che cerca il suo primo gol in campionato. Erano in campo tutti e due, sia Matteo Ciofani come laterale di destra insieme a Bertoncini, Blanchard e Crivello e il fratello Daniel Ciofani nella partita decisiva contro il Lecce di Franco Lerda, vinta qui 3-1 dopo i supplementari con parecchia tensione. Russo, Zanon, no, il lancio di Frara, Daniel Ciofani, chiude Calderoni, ci mette la gamba Daniel Ciofani, prova ad uscire Stevanovic, poi Sciaudone, servito però male con una palla avvelenata, la rimessa laterale del Frosinone, si avvicina, si fa vedere Soddimo, è difficile raggiungerlo, Frara, il lancio di Russo, colpo di testa di Ligi, Donati, Stevanovic, Calderoni, pressing alto da parte del Frosinone, era andato qui Paganini a disturbare il rinvio, ci prova Stevanovic ma questo pressing come vedete infastidisce i giocatori del Bari che sono costretti spesso ad errori di precisione o a buttar via il pallone come è successo in questa occasione. Rimessa laterale regalata alla squadra di Stellone. Dionisi stavolta non ce la fa a tenere il pallone in campo, Federico Dionisi, la rimessa laterale affidata a Calderoni. Gucker in anticipo su Sciaudone, ancora Calderoni al volo. Crivello, troppo corto il pallone sul quale sono arrivati prima i giocatori del Bari, in particolare Sabelli, qui Galano. Prova a rientrare Galano, ancora Galano, aspetta che arrivi Sciaudone, il tocco di Sciaudone, Donati calcia malissimo, tiro di Massimo Donati sul fondo, era andato a fare opposizione Russo, grande apertura di Sciaudone per l'inserimento di un compagno, è arrivato Donati libero, aveva tutto il tempo per calciare meglio di come ha fatto. Ecco l'azione, Galano, Sciaudone, arriva Donati, calcia malissimo col sinistro e manda fuori.
di Pigliacelli, cercare Paganini, non ce la fa ad arrivare Stevanovic, la rimessa affidata a Zanon. Paganini, Frara, viene incontro Daniel Ciofani, fuori gioco, calcio di punizione in favore del Bari. Posizione irregolare di Damiano Zanon, l'ex pescarese. Calcio di punizione che sta per battere Donnarumma. Colpo di testa di Russo. Sottimo in lotta con Sabelli. Palla buona per Galano. Rossini, Donati, se ne va Donati ma rischia e perde il pallone, guadagna calcio di punizione, aveva rischiato tantissimo qui Donati, fallo sul capitano del Bari, ma Dionisi sembrava aver spostato il pallone anche se poi colpisce l'avversario. Stevanovic, De Luca, De Luca, grande intervento di Pigliacelli su De Luca, partita senza respiro, qui palla gol per il Bari con De Luca. Subito il rinvio verso Daniel Ciofani e colpo di testa all'indietro di Rossini per Donnarumma. Neanche un attimo di respiro. Pochi istanti fa aveva rischiato Donati concedendo un contropiede davvero pericolosissimo al Frosinone, guadagnando però la punizione. Poi c'è stata la palla gol per De Luca, l'ottima risposta di Pigliacelli. Volski, ancora Volski, gli fa spazio De Luca, lo ferma Frara. Palla buona per Donati. Stevanovic è stato anticipato, commette fallo, arriva il primo cartellino giallo, il secondo cartellino giallo della partita per Stevanovic ed è il secondo ammonito in casa Bari. Primo era stato Donnarumma per quella palla fermata fuori dall'area di rigore con le mani. Qui rivediamo lo splendido intervento di Pigliacelli su De Luca. Ammonito Stevanovic al 23esimo del primo tempo, sempre 0-0, partita vivacissima al Matusa tra Bari e Frosinone. Salta Sottimo, Daniel Ciofani, Ciofani, Donnarumma, poi era fuori gioco Dionisi. Davvero non c'è un attimo di sosta, non c'è un attimo di pausa tra Frosinone e Bari. Sinistro di Ciofani, fermato tutto l'arbitro, calcio di punizione in favore del Bari. Sta per battere Donnarumma, grande la palla gol che poco fa Sciaudone aveva regalato a Donati. Punizione battuta verso Calderoni, lo insegue Dionisi, palla fuori, la rimessa laterale del Frosinone. Ha successo il pressing dei giocatori del Frosinone, è pronto Zanon, si fa vedere Gucker. Movimento di Sottimo, Cooker, Zanon, Russo, lo scatto di Paganini, dall'altra parte sta arrivando Dionisi ed è già pronto Daniel Ciofani in area. Arriva Frara a mettere dentro, colpo di testa di Ligi che mette in fallo laterale per la rimessa di Paganini. Zanon, spiovente di Zanon, Dionisi contrastato da Ligi, la rimessa laterale è del Frosinone, dice l'assistente Zivelli, lo stesso che ha messo in condizione l'arbitro di assegnare il calcio di punizione al Frosinone e ammonire Donnarumma nell'azione in cui il portiere aveva toccato il pallone fuori dall'area di rigore con le mani. Il cross di Frara, Daniel Ciofani non ci arriva, prova Sottimo ad anticipare Sabelli, ma la rimessa laterale è del Bari al 25esimo del primo tempo, sempre 0-0. Qui stiamo rivedendo lo scatto di Ciofani, probabilmente è qui che parte in posizione irregolare e quindi era stato fermato il gioco prima del tiro di Daniel Ciofani verso la porta di Donnarumma. Ancora Frosinone che prova a fermare l'attacco del Bari, il lancio di Daniel Ciofani, la chiusura all'indietro di Rossini, Donnarumma,
Donati. Non è riuscito Volski a servire Sciaudone, qui il rinvio da parte di Zanon, la palla per Paganini, la rimessa laterale in favore del Bari. Inquadrato Luca Paganini, davvero tra i giovani più interessanti del Frosinone, un esterno può fare tutta la fascia, ma naturalmente si esprime meglio negli ultimi 30 metri. Donati, De Luca, Galano, sovrapposizione di Sabelli, stringe Galano, prova a liberarsi Galano, sinistro deviato, ancora verso Sabelli, parte lo spiovente per Sciaudone e invece arriva Stevanovic a calciare alto e a divorarsi una grande palla gol. L'occasione per Alen Stevanovic, era andato Sciaudone, palla troppo alta per Daniele Sciaudone, tiro di Stevanovic sul fondo. Potevano essere già 1-1 o 2-2 Frosinone-Bari. Eccolo qua il destro di Stevanovic che alza la mira, era stato lasciato completamente libero dalla difesa della squadra di Stellone. Soddimo, lo scatto di Dionisi, palla sul fondo, incredibile, è calcio d'angolo, provvidenziale la chiusura di Ligi, ma Dionisi si dispera perché anche lui si è divorato il gol dell'1-0 come qualche istante fa Stevanovic. Ci sta ancora pensando l'ex attaccante del Livorno, aveva fatto tutto benissimo, era scattato in velocità, supera Ligi che è bravissimo a metterci il piede sul tiro. Dionisi ha avuto la palla dell'1-0 e si è fatto recuperare da Ligi, secondo angolo per il Frosinone. Sta per battere Gucker, accanto a lui Soddimo, salito anche Matteo Ciofani, è salito anche Zanon all'interno dell'area di rigore, di nuovo Frara, parte lo spiovente, Matteo Ciofani non riesce a calciare, alla fine rimessa laterale in favore del Frosinone. L'ultimo tocco è stato di Calderoni. Soddimo prova a calciare sul fondo, il tiro di Soddimo che poi si lamenta con suo compagno, si trattava di Crivello. Qui rivediamo il tiro di Soddimo che poi ha avuto una discussione, subito rientrata con Crivello. Sciaudone, Donnarumma, si impenna il pallone sulla tre quarti, salta Dionisi, l'anticipo di Sabelli, Daniel Ciofani, che gran tiro, chiamano la deviazione, è rimessa dal fondo, dice l'arbitro, e non calcio d'angolo. Palleggio elegante di Daniel Ciofani, l'arbitro non ha visto nessuna, eccolo qua il palleggio, destro e sinistro, poi col destro a cercare l'angolino, forse all'ultimo toglie la mano Donnarumma ed evita la deviazione che avrebbe comportato il calcio d'angolo per il Frosinone. Colpo di testa di Volski, Donati, Stevanovic, Zanon, ancora Donati, Stevanovic, può partire Sciaudone in posizione di ala sinistra, Sciaudone dentro per Svolski, Pigliacelli, non ha tenuto la palla in campo Volski, è rimessa dal fondo per il Frosinone, era uscito Pigliacelli, non perfetto qui nei tempi di uscita su Volski che porta via il pallone, poi però se lo trascina oltre il fondo ed è rimessa proprio per Mirko Pigliacelli. Mancano 16 minuti all'intervallo, sempre 0-0 tra Frosinone e Bari che hanno avuto almeno 3 occasioni per parte per sbloccare l'equilibrio. Paganini, Daniel Ciofani, palla di ritorno per Paganini, Calderoni così così, alla fine riesce a toccare su Donati, attaccato da Frara, insiste Donati, ha prolungato Volski per De Luca, bravissimo però Zanon, la palla è ancora buona, c'è fuori gioco però da parte di Paganini e punizione per il Bari. Frara, Daniel Ciofani, calcio di punizione in favore del Frosinone,
l'intervento di Liggi, sta per battere Zanon, poi si allontana, arriva a battere Gucker. Spiovente di Gucker, Donnarumma troppo addosso al portiere, questo calcio di punizione controllato bene Donnarumma. È già ripartito il Bari, velocissimo Sabelli, dopo lo scambio con Galano va a cercare De Luca, Galano recupera dopo la respinta di Russo. Stevanovic dentro per Sciaudone, Sciaudone viene fermato in calcio d'angolo da Russo ed è il secondo angolo in favore del Bari, che appena ha la possibilità parte subito, specialmente sulla destra con Sabelli. Stevanovic prova un cross troppo alto per tutti, la palla è fuori, rimessa per Mirko Pigliacelli sul tentativo di Stevanovic, che qualche minuto fa ha avuto sul destro la palla dell'1-0 e l'ha sparata fuori. Palla lunga di Pigliacelli a cercare Daniel Ciofani, colpo di testa di Rossini, Calderoni, Donati, Volski, fermato da Zanon, poi Russo che prova a lanciare ancora verso Dionisi, Frara, insiste Frara, attaccato da Volski, prova a liberarsi Frara, ottimo il cross per Dionisi, palla fuori per Soddimo, la tocca con un braccio in maniera involontaria, arriva il tiro di Gucker, ma arriva prima il fischio di Pinzani per quel tocco col braccio che era sembrato involontario di Soddimo. Sì, è un rimpallo e l'arbitro assegna il calcio di punizione al Bari. Superata la mezz'ora del primo tempo, siamo al 33esimo, è sempre 0-0 tra Frosinone e Bari. Sta per battere il calcio di punizione Donnarumma. Russo, Gucker, duello con Donati, alla meglio Donati, poi sul rinvio Zanon, Dionisi, Paganini. Ora Paganini chiude bene Calderoni, c'era un 2 contro 1 da quella parte, l'ha fatto bene Paganini, è stato bravissimo Calderoni. Galano si libera a destra Sabelli, c'è già De Luca al limite dell'area, insiste Stefano Sabelli, cross per De Luca, l'anticipo di Matteo Ciofani, la palla buona per Volski, mette dentro per Sciaudone, il blocco da parte di Crivello fa finire il pallone fuori, difficilmente Sciaudone ci sarebbe arrivato. La rimessa dal fondo di Pigliacelli al 34esimo del primo tempo. Grande lavoro di Daniel Ciofani, poi Soddimo è riuscito a guadagnare la rimessa laterale, buona per Daniel Ciofani, c'è Dionisi in area, parte la palla troppo alta per Dionisi e irraggiungibile anche per Paganini. Una furbata di Soddimo ma anche di Daniel Ciofani, che si era subito liberato, non c'è fuorigioco sulla rimessa laterale e allora era scattato subito in posizione di alla sinistra Ciofani, non è riuscito a trovare Dionisi al centro dell'area di rigore. La rimessa è stata già effettuata, Sciaudone che controlla di testa De Luca, Sciaudone non ce la fa a tenere il pallone in campo, la rimessa è per il Frosinone con Gucker, Paganini, Soddimo fuori area, prova Soddimo, la respinta di Rossini, Crivello, Dionisi, Soddimo prova a liberarsi ancora Dionisi, ci prova Soddimo, palo e fuori, quasi gol per il Frosinone, il tiro di Danilo Soddimo pizzica il palo, eccolo qua il movimento di Soddimo, pizzica il palo esterno alla sinistra di Donnarumma e va sul fondo. Un'altra palla gol per il Frosinone, la vivacità di Soddimo finora costituisce una valida alternativa
all'ottima presenza in area di rigore di Daniel Ciofani e Dionisi. Ancora Russo, fallo di Paganini, calcio di punizione in favore del Bari. Sta rialzando Calderoni, che è stato colpito da Paganini. Punizione in favore del Bari, 9 minuti all'intervallo. Sta per battere Donati. Donati a cercare De Luca, Sciaudone. Cooker prova a fermare la corsa di Sciaudone, la palla rimane al Bari con Sabelli. Rossini si fa vedere, Donati. Rossini preferisce giocare all'indietro su Ligi. Donati, Stevanovic, Calderoni, Ligi attaccato da Daniel Ciofani, sbaglia il passaggio, libera Ciofani, Dionisi, bravissimo Donnarumma, evita quello che sarebbe stato probabilmente l'1-0. Grave errore di Ligi, che ha chiesto scusa. Si erano avventati in due sul pallone Daniel Ciofani e Dionisi, è arrivato Donnarumma e ha salvato la parità con una splendida uscita. Zanon, Paganini, ancora Paganini, Frara, poco all'indietro per Gucker, anticipato da Sciaudone, poi De Luca, corre Galano, corre Sabelli, velocissimo il contropiede del Bari, va De Luca, anticipato dal ritorno di Russo, che è stato sicuramente il migliore nella difesa del Frosinone. Rinvio di Pigliacelli, Sciaudone, Soddimo a terra, Sciaudone è andato completamente fuori tempo colpendo Soddimo, ha rischiato anche il giallo, lo voleva Dionisi il giallo per Sciaudone. Qui stiamo rivedendo l'errore di Ligi, arrivano in due, ma arriva prima con ottima scelta di tempo Donnarumma per salvare su Daniel Ciofani e Dionisi. Calcio di punizione in favore del Frosinone, sta per battere Matteo Ciofani. Crivello, insiste Crivello, evita Galano, Dionisi, Gucker, Daniel Ciofani, palla di ritorno per Gucker, preso in controtempo, e allora riparte il Bari con Sabelli. È finito a terra De Luca, prova ad andarsene Volski, apre a Galano a destra, dall'altra parte sta arrivando Stevanovic, insiste Galano, palla centrale per De Luca, troppo lenta, ne approfitta Gucker, poi Russo, Frara, Sciaudone, si fa vedere Donati, Sciaudone preferisce lanciare lungo su De Luca, solito Russo in chiusura, con ottima scelta di tempo, chiama un fallo De Luca, poi un paio di spintoni con Russo. Per l'arbitro tutto regolare, rivediamo, fa blocco ma chiude in maniera corretta coprendo il pallone Russo, al possibile intervento di De Luca, sembra che abbia visto bene l'arbitro. Rinvio da parte di Pigliacelli, colpo di testa di Sabelli, la rimessa sarà del Frosinone. Crivello, Soddimo ha guadagnato un'altra rimessa laterale, l'ultimo tocco è stato di Sabelli, con le mani Crivello, Soddimo, insiste Soddimo, prova a toccare in mezzo ma regala il pallone a Stevanovic, subito l'apertura per Calderoni, Calderoni ce la fa a tenere il pallone in campo. Donati, Stevanovic, De Luca, De Luca, ancora la possibilità per Calderone di mettere dentro, allontanato a Matteo Ciofani, la possibilità per Donati, Donati ha portato in vantaggio il Bari, gran tiro nell'angolino, Donati porta in vantaggio il Bari al 40° del primo tempo, davvero una gran conclusione quella di Donati, che da fuori area ha battuto Pigliacelli nell'angolino, terzo gol del Bari in questo campionato, spezza l'equilibrio di una gara che ha riservato finora emozioni da una parte e dall'altra. Rivediamo il rinvio di Matteo Ciofani, Donati si prepara, stavolta col destro e non sbaglia, da fuori area, probabilmente Pigliacelli era coperto. 1-0 Bari, il gol di Massimo Donati,
arriva al 40° di questo primo tempo a spezzare l'equilibrio tra Frosinone e Bari. Il gol del capitano, gran tiro da fuori per il vantaggio del Bari, 1-0 Donati. Lancio di Zanon a cercare Daniel Ciofani, palla rimbalza, arriva Donnarumma. È arrivato proprio in chiusura di mercato Massimo Donati, dopo l'esperienza con Verona si era detto che la sua grande esperienza, il suo vissuto dimostrato già in Puglia poteva dare una grossa mano al Bari. Ha trovato, mangia un metronomo, bravissimo a mettersi sulla linea dei difensori e bravo anche ad appoggiare l'azione d'attacco. Qui un gran destro, aveva provato col sinistro ed era stato un tiro da dimenticare in apertura. Adesso il destro ha battuto Pigliacelli, cross di Frara, palla al limite dell'area di rigore, Dionisi prova a liberarsi, Dionisi non ce la fa a calciare, palla allontanata, recuperata ancora da Sciaudone. Sabelli, rimessa laterale in favore del Frosinone con Crivello. Soddimo, insiste Soddimo, prova a liberarsi, ancora Soddimo, prova a calciare, una deviazione, palla buona per Crivello. Dionisi, ancora Dionisi, va giù, punizione, fallo di Sabelli e arriva il cartellino giallo anche per Sabelli. È pesante il bilancio disciplinare per il Bari in questo primo tempo, tre ammoniti, Donnarumma, Stevanovic e adesso Sabelli, nessuno dei tre diffidato, è andato direttamente sull'avversario Sabelli, terzo ammonito del Bari in questo primo tempo. Sta per battere Gucker, Paganini, Daniel Ciofani, Dionisi, Frara all'interno dell'area di rigore. C'è anche Zanon e c'è anche Matteo Ciofani. Sono due gli uomini in barriera pronti a battere, Gucker e Soddimo. Alla fine si allontana Gucker, parte Soddimo. Alto il tiro di Danilo Soddimo. Palla sul fondo. Rivediamo, prova direttamente in porta Soddimo, prova a scavalcare con un pallonetto Donnarumma, difficile far gol da quella posizione. Ci ha provato Soddimo, che è stato uno dei più vivaci nel primo tempo della squadra di Stellone. Mancano due minuti all'intervallo, è in vantaggio il Bari con Donati. Fermato l'attacco di Stevanovic, che però guadagna la rimessa laterale. Donati, Stevanovic, Calderoni, all'indietro per Ligi. Donati, attaccato da Dionisi, arrivato Sciaudone, ancora Sciaudone, cerca il lancio per De Luca. Matteo Ciofani che rinvia, palla tenuta in campo da Paganini, salta Daniel Ciofani, la rimessa è del Frosinone con Paganini. Dionisi, Paganini, spiovente di Paganini, Donnarumma protagonista di questo primo tempo, va a fermare un pallone comunque non impossibile e neanche tanto difficile viste le sue caratteristiche fisiche. Portiere di grande prestanza, di grande reattività tra i pali, come ha dimostrato anche in questo primo tempo, bravo e dotato di grande intuito anche in uscita, come ha dimostrato anche sull'errore di Ligi andando a fermare Ciofani e Dionisi. Qui Ligi di testa, Rossini, Sabelli, evitato Soddimo che però ha un buon ritorno, poi Sabelli, la palla è fuori, la rimessa sarà del Bari. Siamo nell'ultimo minuto di un primo tempo davvero molto bello, appassionante, incerto, in cui c'è stato grande equilibrio a livello di occasioni. Alla fine ha trovato il gol il Bari con un gran tiro da fuori del suo capitano Massimo Donati. Ancora Soddimo che va a lottare con Sciaudone, intervento a gamba tesa di Soddimo su Sciaudone, calcio di punizione in favore del Bari. Potrebbe non esserci recupero, che non vediamo la lavagna luminosa
disposizione del quarto uomo Melidoni. Infatti finisce qui il primo tempo sul punteggio di Frosinone 0 Bari 1. Decide il gran gol di Massimo Donati, arrivato al 40° di un primo tempo. Si parte, comincia il secondo tempo, è stato il Frosinone a dare il calcio d'inizio. In avanti Zanon, subito il lancio a cercare Dionisi. Sottimo. Ancora Sottimo, prova a rientrare, c'era Crivello accanto a lui. Lotta con due avversari, Sottimo va a terra, non c'è calcio di punizione. Prova a ripartire il Bari, la palla è ancora buona, la va a fermare Adriano Russo. Frara, Crivello, rimessa laterale, l'ultimo tocco è stato di Sabelli. Frara, parte lo spiovente di Frara, prova Dionisi, non ce la fa ad arrivare neanche Paganini, che si era inserito al centro dell'attacco. E allora riparte il Bari. Ligi, De Luca, fallo di Russo, calcio di punizione in favore del Bari. Calderoni, Donati, Sabelli, Cucchere è in vantaggio nei confronti di Sciaudone, poi Sottimo, alla meglio Sabelli, fermato da Sottimo, Sciaudone, Donati, De Luca, Galano, Calderoni. Stevanovic, stato attaccato da Paganini, la rimessa laterale è in favore del Bari, era già pronto ad effettuarla Paganini, invece rimessa in favore del Bari con Calderoni. De Luca, Sciaudone, Galano, fa spazio all'avanzata di Sabelli. Piovente di Sabelli, lunghissimo dall'altra parte, Stevanovic riesce a tenere il pallone in campo, bravissimo Stevanovic, bravo anche ad evitare il ritorno di Paganini. Palla buona per Donati, ancora Donati, tocco corto per Svolski. Sciaudone, prova Sciaudone, deviazione di Matteo Ciofani, Pigliacelli non ce la fa ad evitare il calcio d'angolo che è il primo del secondo tempo, il terzo complessivo per il Bari. Per battere Galano, salito Ligi, è salito ovviamente Sciaudone, salito anche Rossini, parte lo spiovente, Rossini anticipato un attimo prima del colpo di testa, parte Dionisi, lo frena Calderoni, Calderoni all'indietro per Donnarumma. Sabelli aveva Donati vicino, preferisce battere lungo, colpo di testa di Russo. Frara, Matteo Ciofani all'indietro per Pigliacelli. Paganini, Donati, Frara, la rimessa è per il Bari. Calderoni, De Luca attaccato da Russo, ancora una rimessa laterale in favore della squadra diretta da Davis Mangia. Finora, lo ricordiamo, ha vinto a Chiavari con Lentella per 2-1, ha perso in casa col Perugia. Si sta confermando squadra da trasferta dopo la vittoria sul campo dell'Entella. Chiavari sta vincendo sul campo di un'altra neopromossa. Il lancio di Cucker, scatta Daniel Ciofani, va a chiudere Rossini. Galano, Sabelli, Donati, palla lunga verso Stevanovic, l'anticipo di Zanon, corre Paganini, lotta con Calderoni, la palla finisce fuori,
c'è stata una spinta da parte di Paganini. Per questo motivo l'arbitro Riccardo Pinzani di Empoli ha fischiato il calcio di punizione in favore del Bari. Devono rettificare il punto di battuta gli uomini della squadra di Davis Mangia. Sta per battere Donati, cui gol decide al momento la sfida, regalando tre punti pesanti al Bari. De Luca, non c'era nessuno vicino a lui. Riparte Gucker. Crivello. Gucker. Lancio dell'austriaco a metà strada. Fra Dionisi e Daniel Ciofani, nessun problema per Donnarumma, che ha subito affidato il pallone a Donati. Ligi. Sciaudone. Palla nel vuoto, la controlla Russo. Momento di poca lucidità da parte del Bari. Buttato via due palloni nell'ultimo minuto. Siamo al sesto della ripresa. Il lancio verso Dionisi, l'anticipo di Ligi. Stevanovic. Volski. Sciaudone. Donati. Ancora Sciaudone. Donati. Prova ad andarsene De Luca, lo ferma senza commettere fallo Matteo Ciofani. Può ripartire il Frosinone con Soddimo. Zanon. Paganini. Prova ad andarsene con un pallonetto, ripiega Donati. Dionisi. Palla buona per Paganini, attaccato da Calderoni. Sembrava fallo, ha fatto giocare l'arbitro Matteo Ciofani. Crivello, attaccato da Sabelli. Alla meglio il difensore scuola Roma, se ne va Sabelli. Grande velocità da parte di Stefano Sabelli, uno dei tre ragazzi del 93 in campo oggi. Gli altri sono Pigliacelli e Paganini. Donati. Stevanovic, non passa il pallone per l'opposizione di Russo. Poi Gucker fermato, c'è fallo, sì. Calcia Stevanovic a gioco fermo, rischia anche l'ammonizione. E sarebbe stata la seconda. È calcio di punizione che sta per battere Pigliacelli. Abbiamo rivisto il fallo di Stevanovic su Gucker. Daniel Ciofani fermato dal colpo di testa di Rossini, è rimessa laterale per Soddimo. Daniel Ciofani, Soddimo. Frara. Frara prova a liberarsi per il tiro, non ce la fa. Donati ha liberato la sua area di rigore appoggiando verso Galano. Si sta rialzando Donati, che era rimasto a terra. Calcio di punizione in favore del Bari. Fallo su Galano, punizione in favore del Bari. Stiamo rivedendo l'intervento di Soddimo su Galano. Ligi. Passaggio impreciso da parte di Ligi su Donati, rimessa laterale regalata al Frosinone, che può tornare in avanti con Paganini. Spiovente di Paganini, Donnarumma anticipato da Sciaudone. Calcio d'angolo per il Frosinone, il primo per la squadra di Roberto Stellone in questo secondo tempo. Va a battere Gucker. Centro dell'area di rigore Frara, al centro dell'area piccola, vicinissimo al portiere Frara, sul secondo palo Dionisi, al centro dell'area di rigore Daniel Ciofani, si avvicina a Soddimo. C'è Zanon al limite dell'area di rigore, deve arretrare per andare a prendere in consegna Volski. Spiovente di Gucker a cercare Daniel Ciofani, la palla è lunga, dall'altra parte la recupera Crivello. Con le mani Crivello, Dionisi, Paganini, Crivello, Paganini la fa passare, c'è Soddimo, ancora Soddimo, Paganini, prova Paganini, palla sul fondo, ma brividi per Donnarumma, che aveva comunque coperto l'angolo sul tiro di Luca Paganini. Più o meno dalla stessa posizione dalla quale aveva fatto centro nel primo tempo Donati, era anche obiettivo lo stesso angolo. Stavolta però la palla è fuori,
decimo del secondo tempo, segnali di risveglio da parte del Frosinone che è sotto di un gol, quello segnato da Massimo Donati al 40° del primo tempo. De Luca, ancora la possibilità per Volski, prova Volski in diagonale, la palla è sul fondo, si era tuffato un po' in ritardo Pigliacelli, sorpreso dalla traiettoria del pallone. Paganini gli porta via il pallone, Stevanovic, ha controllato male Paganini, ancora Stevanovic cerca un aiuto che non trova, alla fine torna all'indietro, torna da Calderoni. Donati, Sabelli, ora Sabelli che va giù, contatto con Soddi ma non c'è fallo, ci sarà rimessa laterale in favore del Frosinone, è già pronto Crivello. Bucher, Crivello, colpo di testa di Donati, Sabelli, ancora l'anticipo di Matteo Ciofani, poi l'intervento falloso su Sabelli da parte di Soddimo, ha già il cartellino in mano l'arbitro per ammonire Soddimo, è il primo giallo per i giocatori del Frosinone. Dopo i tre nomi nella lista dei cattivi dei giocatori del Bari, Donnarumma, Stevanovic e Sabelli, primo giallo per il Frosinone, ammonito Soddimo al 12° di questo secondo tempo. Portato al limite dell'area di rigore Ligi, la battuta di Galano a cercare proprio Ligi, l'anticipo di Russo, pallone messo fuori da Crivello, Soddimo, duello con Galano, alla meglio Galano, prova col sinistro, spedito fuori Galano, rimessa già effettuata da Pigliacelli, Zanon finisce a terra, attaccato irregolarmente da Volski, punizione in favore del Frosinone, Volski debutta accanto a De Luca per la squalifica di Caputo, è arrivato in chiusura di mercato dalla Fiorentina dove ha debuttato in Serie A nel maggio 2013, l'anno scorso con i Viola 14 presenze e una rete in Serie A. Dionisi, Paganini, Dionisi cerca di arrivare Frara, è arrivato anche Zanon, si lotta sul filo del fallo laterale, Frara, Zanon, Matteo Ciofani, Crivello, lo attacca Galano, insiste Crivello, Soddimo, palla di ritorno per Crivello che può andare in area di rigore, Crivello dentro, non passa il pallone, ancora Crivello, Frara, manca la conclusione, c'è soltanto rimessa laterale in favore del Frosinone, Frara si sta rivolgendo all'arbitro per una spinta che avrebbe subito un attimo prima di calciare in porta, rimessa già effettuata a vuoto Daniel Ciofani. Sabelli, Galano, attaccato da Gucher, arriva Soddimo, ha avuto la meglio Gucher, cross di Soddimo è lungo per tutti, dall'altra parte sta arrivando Paganini ma la palla scivola in fallo laterale e la rimessa sarà del Bari, deve dare più consistenza, più cattiveria alle sue azioni d'attacco il Frosinone, qui c'è una mezza spinta di Stevanovic a Frara, forse l'arbitro l'ha vista e l'ha giudicata lieve, rinvio già effettuato, il colpo di testa di Matteo Ciofani, quello di De Luca, Russo, mancato il rinvio, non ha trovato più il pallone Adriano Russo, rimessa laterale che spetta ancora alla squadra di Mangia che sta per effettuare il primo cambio, se ne va Stevanovic ed entra Romizzi, è il primo cambio da parte di Davis Mangia, è entrato dunque Marco Augusto Romizzi classe 90 al posto di Stevanovic, tocca il primo pallone Romizzi, prova a lanciarlo verso Volski, Russo, ce la fa Frara, Donati di testa, c'era un
intervento falloso da parte di Ciofani, calcio di punizione in favore del Bari. Questo è un fuorigioco di rientro da parte di Ciofani, calcio di punizione che sta per battere Donati. È passato il primo quarto d'ora del secondo tempo al Matusa, sempre Bari in vantaggio grazie a Donati. Sciaudone, Sabelli, Galano, ora Sabelli, poi Crivello che rinvia, Soddimo prova a tenere il pallone in campo, lo gioca all'indietro, rinvio di Crivello, prolunga Gucker, Dionisi, c'è stato l'anticipo da parte di Rossini, la rimessa laterale in favore del Frosinone verso Dionisi, ancora Dionisi, fermato da Rossini, Donati, Galano, calcio di punizione, giallo per Dionisi, fallo di Dionisi su Donati e cartellino giallo per l'attaccante ex Livorno, ammonito Dionisi al 16° del secondo tempo. Rivediamo, voleva intervenire sul pallone Dionisi, poi colpisce Donati, per l'arbitro è punizione e cartellino giallo per Federico Dionisi. Palla lunga di Donnarumma, colpo di testa di Matteo Ciofani, Soddimo. Soddimo prova a tagliare verso Paganini, Calderoni all'indietro per Donnarumma che rinvia col sinistro. Zanon, Soddimo, terra Soddimo, non c'è fallo di Sciaudone, protesta Soddimo, palla buona per De Luca, se ne va De Luca in posizione della destra, lo accompagna Galano, ancora De Luca, De Luca dentro, palla troppo morbida, ancora De Luca, stavolta è buona per Romizzi, cross di Romizzi, conclusione di Galano, tutto facile per Pigliacelli. Va subito al rinvio il portiere a cercare Daniel Ciofani, è partito Dionisi, non ce la fa a superare Rossini, tocco all'indietro di Sabelli, Donnarumma che rinvia, qui poteva andare in porta Dionisi, non ce l'ha fatta a superare Rossini. Donati, Volski, De Luca, sta arrivando Romizzi, ancora De Luca, prova De Luca, deviazione, palla che si impenna, Pigliacelli la va a fermare, subito il rinvio verso Paganini, Zanon, Frara, Soddimo, un errore, poi costretto Soddimo a commettere fallo su Donati. Soddimo è già ammonito, doppia sostituzione nelle file del Frosinone, Carlini al posto di Soddimo, questo è il primo cambio. Entra Carlini al posto di Soddimo, Massimiliano Carlini, classe 86, se ne va anche Dionisi e al suo posto entra Buriale. Doppio cambio al 19° del secondo tempo, Carlini per Soddimo, Curiale per Dionisi, calcio di punizione in favore del Bari. Donati, Sciaudone, Galano la fa passare, non possono arrivarci né Romizzi né De Luca. Daniel Ciofani, la palla buona per Rossini, Galano, voleva il fallo Ciofani, ha fatto giocare l'arbitro, Sciaudone, Galano, Daniel Ciofani, lo scatto di Paganini, posizione regolare, si infila in mezzo ai centrali, stava arrivando Curiale, bravissimo in chiusura Ligi, Galano, Donati, Donati all'indietro, Rossini prolunga per il suo portiere Donnarumma, colpo di testa di Matteo Ciofani, Paganini e calcio di punizione per il fallo su Daniel Ciofani. Rivediamo l'intervento falloso di Rossini su Daniel Ciofani, finora 2 gol in 2 partite di campionato per il bomber del Frosinone che ha segnato la rete decisiva nell'1-0 in casa sul Brescia e poi ha segnato il gol inutile, Frosinone battuto per 2-1 al Picco dallo Spezia.
sta per battere Gucker. Si allontana Carlini, calcio di punizione di Gucker. Paganini prova il colpo di testa, la palla resta lì. Sul rinvio corre Russo, contrastato da De Luca. Russo a terra, riesce però a controllare il pallone. Poi c'è un intervento falloso di Matteo Ciofani. Terra Calderoni, ci sarà calcio di punizione in favore del Bari. Guardava il pallone, Ciofani colpisce l'avversario. Calcio di punizione in favore del Bari. Due palloni in campo, Frara butta fuori quello di troppo, sta per battere Donati. Galano, l'anticipo di Crivello, Sciaudone. Galano, Sciaudone, l'anticipo di Gucker, Crivello, Carlini. La finta di Curiale, scusate, per favorire l'1-2 con Carlini. Chiude tutto Sabelli, che poi concede una rimessa laterale al Frosinone. Pronto ad effettuarla Carlini, che ha preso il posto di Soddimo. Carlini, è deviato il suo cross da Sabelli, la rimessa laterale ancora in favore della squadra di Roberto Stellone. Carlini, insiste Carlini, lotta contro tre avversari, alla fine la palla è stata tenuta in campo, ma Carlini prova ad andarsene, è calcio di punizione per il Bari. Fallo su Sciaudone. Una spinta ai danni di Sciaudone per questo calcio di punizione che sta per battere Sabelli. Siamo a metà del secondo tempo, Frosinone 0, Bari 1 allo stadio Matusa. Decide il gran tiro da fuori area di Massimo Donati. Frara, Gucker. Lo scatto di Curiale, 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 il pallonetto sul fondo di Curiale, che però è stato fermato. Calcio di punizione in favore del Bari, fallo di Curiale sul difensore che era in chiusura su di lui. Si tratta di Liggi. Rivediamo, prova a passare Curiale, che poi però calcia fuori, finisce a terra Liggi. L'impressione è che l'azione fosse completamente regolare. Poi Curiale alza il pallone e manda fuori. L'arbitro ha fischiato il suo fallo su Liggi. Rimangono tanti dubbi. A Curiale si rimprovera a volte di non riuscire a trovare lo specchio della porta, di non essere abbastanza freddo e lucido davanti al portiere. E stavolta aveva fatto tutto bene, sembrava davvero regolare la sua azione. Ma l'arbitro, ripetiamo, ha punito il fallo, secondo lui, commesso da Curiale nei confronti di Liggi. Si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Bari. Quando siamo al 24esimo del secondo tempo. Liggi deve essere accompagnato fuori. È pronto a battere Donati. De Luca, Volski, palla fuori, rimessa per il Frosinone, arrivata un po' in ritardo, la segnalazione dell'assistente De Meo, la rimessa affidata a Zanon. Russo, Gucker, Zanon, Matteo Ciofani, Crivello, Frara.
Lancio di Frara, troppo lungo. Con lo scatto di Crivello, la palla è finita a fondo campo per la rimessa di Antonio Donnarumma. Mancano 20 minuti più recupero alla fine della partita. Sempre Bari avanti grazie al gol segnato al 40° del primo tempo da Donati. Russo di testa, poi Frara salta con Sciaudone, punizione per il Bari. Donati, De Luca. Ancora De Luca. Volski. Prova ad andarsene, non c'è nessuno che lo accompagna, libera Carlini. Frara, Crivello, Carlini. Noto Carlini, rimedia Frara con il lancio su Daniel Ciofani. Ha scattato anche Curiale. Chiamano un fallo di mano quelli del Frosinone. Fallo di mano da parte di Rossini per l'arbitro, invece è tutto regolare, c'è il, rivediamo. Prima con la testa, poi anche con la mano, l'intervento di Rossini. Fischiato il fallo di Daniel Ciofani sul difensore ex Sampdoria, punizione già battuta. Crivello al volo, Carlini. Stavolta sì, punizione per fallo di Sabelli su Carlini. Crivello, Matteo Ciofani, Russo. Palla lunga di Russo, Sabelli va ad anticipare Daniel Ciofani, possibilità per De Luca, la palla però è troppo lunga, la controlla Mirko Pigliacelli, Zanon, Paganini, messo fuori Calderoni, la rimessa laterale in favore del Frosinone, con le mani Zanon, Paganini, ancora Zanon. Assiste Zanon, cercava lo spazio per il cross. Fine, ha guadagnato solo un'altra rimessa laterale. Paganini in mezzo. Anticipo nei confronti di Curiale. Il Frosinone sul tocco di Donati riuscito a guadagnare un altro calcio d'angolo. Lo va a battere Gucker. È il quarto in favore della squadra di Roberto Stellone. Salito Paganini, occhio a Curiale, colpo di testa sul fondo di Paganini che ha avuto la palla dell'1-1 sulla testa. Colpo di testa di Luca Paganini sul fondo. Rivediamo, si libera bene Paganini. Centro dell'area, colpo di testa però fuori. Palla gol per il Frosinone, si rimane sull'1-0 per il Bari. Matteo Ciofani, Gucker. Trattenuto Gucker. Punizione, c'era l'opposizione di Sciaudone da ripetere, cartellino giallo per Sciaudone. Sono 4 i cartellini mostrati ai giocatori del Bari. Primo tempo Donnarumma, Stevanovic e Sabelli, adesso Sciaudone. 16 minuti ancora da giocare, batte Matteo Ciofani. Daniel Ciofani prova a calciare, cercava l'angolino, la palla sbuca tra le gambe dei difensori del Bari ma finisce fuori. Tiro di Daniel Ciofani al 29° del secondo tempo, bel palleggio e destro angolato ma troppo perché va fuori. La rimessa di Donnarumma, sta provando in tutti i modi il Frosinone finora. Gol che decide la differenza lo ha segnato Donati. Volski, Sciaudone, Romizzi, Sabelli, Galano, anticipato Sciaudone, è stato bravo Crivello che fa ripartire il Frosinone. Ancora Crivello, c'è Carlini a sinistra, palla centrale di Crivello verso Paganini. Paganini attaccato, va da Frara. Zanon
ancora l'intervento di Calderoni per la rimessa laterale. C'è il cambio da parte del Bari che sta per far entrare Matteo Contini, difensore esperto. Se ne va Donati, è stato il grande protagonista della partita, veramente l'uomo ovunque del Bari. Al suo posto Matteo Contini, classe 80 di Gemonio, provincia di Varese. Donati ha lasciato la fascia di capitano a Galano. Fuori Donati, dentro Contini. Diventa una difesa a 5 con l'inserimento di Contini. Seguiamo però l'attacco di Carlini. Cross di Carlini, Daniel Ciofani non arriva sul pallone, proprio un blocco da parte di Contini glielo ha impedito. Appena entrato l'ex difensore del Parma e di tante altre squadre ha impedito a Daniel Ciofani di arrivare sul pallone. Inquadrato Matteo Contini, difesa a 5 del Bari, 5-3-2. Questo quarto d'ora finale allo stadio Matusa. Zanon, Contini, De Luca non ha controllato bene, tocco all'indietro di Russo per il portiere Pigliacelli che sbaglia il rinvio regalando una rimessa laterale al Bari. Romizzi, cercava Sciaudone, rinvio di Matteo Ciofani. Ancora la possibilità per il Bari di entrare in area di rigore. Kolvolski fermato, calcio di punizione in favore del Frosinone. La terra Crivello. Punizione già battuta verso Zanon. Assiste Zanon, evitato Volski. Bucher, palla all'indietro, pericolosa, Pigliacelli, anticipa De Luca. Salta Paganini, in lotta con Calderoni. Arriva Contini col sinistro, prolunga Volski. Russo, De Luca, ancora De Luca. Romizzi, lo ferma Russo e c'è il giallo anche per lui. Cartellino giallo per Russo. Soddimo, Dionisi e Russo sono gli ammoniti del Frosinone. Tre gialli contro i quattro presi dal Bari: Donnarumma, Stevanovic, Sabelli e Sciaudone. Contini lascia passare Crivello, ma la palla è buona per Galano. In area Volski e De Luca. Galano, Sabelli. Sabelli in area, ferma tutto Gucher, rimessa per il Bari. Intanto Romizzi ha chiamato l'attenzione di Mangia, un problema per Sabelli probabilmente, un problema muscolare. E Romizzi lo ha fatto presente alla sua panchina. Il Bari ha ancora una sostituzione da effettuare. Sabelli. Prova ad andarsene Sabelli, palla tenuta in campo dal Frosinone, il lancio verso Curiale. Ancora Curiale, lotta con Rossini, se ne va Curiale, lo insegue Romizzi, la palla è fuori, la rimessa è della squadra di Roberto Stellone. Carlini, ma la rimessa è stata battuta da un punto sbagliato e quindi passa al Bari. Pronto il cambio, sta per entrare Simone Salviato, ex del Livorno, esce Sabelli. Finiscono qui le sostituzioni di Davis Mangia, fuori con qualche problemino Stefano Sabelli che ha corso tantissimo sulla fascia destra. Al suo posto Salviato. Ancora 10 minuti da giocare al Matusa.
terza e ultima sostituzione per Davis Mangia. Dopo gli ingressi di Romizzi e Contini entra Salviato ed è lui che deve andare a battere la rimessa laterale. Guadagnato un minuto buono con questo cambio il Bari. De Luca, Russo, Gucker. Gucker all'indietro per Russo. Zanon. Paganini. Il lancio di Frara. Chiude bene Contini. Arriva Paganini. Ancora Paganini che prova ad andarsene. Fermato dal recupero di Volski. Romizzi. Sciaudone, Romizzi, De Luca, interviene Russo, poi Gucker, non riesce a raggiungere Daniel Ciofani, palla buona per Carlini, colpo di testa in anticipo da parte di Salviato, appena entrato, finisce a terra Salviato, protestano i giocatori del Frosinone per l'intervento medico per Simone Salviato. Abbiamo rivisto la brutta caduta di Salviato nel contrasto con Carlini. Si è fatto male Salviato. Forse un problema al ginocchio. Mentre Stellone sta per far entrare Gessa. Esce Adriano Russo ed entra Gessa. Andrea Gessa, centrocampista di grande esperienza, 34 anni. Vedremo se ci sarà anche una modifica a livello tattico. Intanto sempre a terra il colorante, il giocatore che è appena entrato in campo, si tratta di Simone Salviato. Se ne va Salviato e il Bari al momento rimane in 10 perché sono state fatte tutte e tre le sostituzioni. Il Bari non può più effettuare cambi. Salviato era entrato un paio di minuti fa, si è fatto subito male e adesso momentaneamente sta lasciando la sua squadra in 10 uomini. Rimessa in favore del Bari, il Frosinone aveva sportivamente restituito il pallone alla squadra di Mangia. Qui la fuga di Curiale in posizione di ala sinistra. Curiale, rimessa dal fondo, dice l'arbitro. Protestano Frara e Gucker, volevano il calcio d'angolo. Pizzani ha assegnato la rimessa dal fondo per Donnarumma. Sembrava calcio d'angolo sull'ultimo tocco del difensore barese. Rinvio a vuoto. Crivello, corre De Luca, l'anticipo di Matteo Ciofani. Rimessa laterale in favore del Frosinone. Si mette in opposizione Galano. Gucker. Gessa stava aspettando il pallone che qui viene assegnato al Bari per un fallo di Daniel Ciofani nei confronti di Calderoni. Calcio di punizione in favore del Bari. Sta per battere Contini. Palla lunga di Contini, è un pallone regalato a Pigliacelli per la rimessa dal fondo in favore del Frosinone. Zanon. Gessa, un intervento da parte di Carlini, salta De Luca, Zanon, ancora Gessa di testa, all'indietro per Matteo Ciofani. Gucker, Frara, attaccato da Sciaudone, alla fine fallo nei confronti di Frara. Gucker, Crivello, assiste Crivello, Frara. Gessa,
Cessa prova ad andarsene, la palla è lunga, Calderoni la scaraventa fuori, rimessa favorevole al Frosinone con già effettuata non verso Zanon ma verso Carlini. 5 minuti più recupero da giocare, fallo di Sciaudone, punizione per fallo di Sciaudone su Carlini, punizione in favore del Frosinone. Sta per battere Gessa, in barriera ci sono Galano e De Luca. Occhio a Daniel Ciofani, salito Gucker, salito anche Carlini. Piovente di Gessa, colpo di testa e l'1-1. Non arriva davvero per pochissimo sul colpo di testa di Frara. Colpo di testa di Frara sul fondo, davvero di pochissimo. Per poco non è arrivato il gol dell'1-1 con il colpo di testa di Frara che finisce fuori di mezzo metro, forse anche meno. La rimessa di Donnarumma, 1-0 per il Bari, colpo di testa di Matteo Ciofani. Galano, Volski, Galano, Calderoni, Volski. Ha recuperato Gessa, buono il rimpallo su Zanon, Gucker. Paganini si è spostato a sinistra con Gessa a destra, Gucker. Parte il lancio proprio per Gessa, prova ad entrare in area di rigore, ancora Gessa che la mette dentro, l'anticipo di Sciaudone su Paganini. Ci ha pensato troppo Gessa, Sciaudone ha liberato, la palla era troppo debole. Sciaudone la mette fuori, la rimessa laterale in favore del Frosinone. Carlini, Carlini in area, lungo per Daniel Ciofani. Che occasione per il Frosinone, era stato bravissimo Gessa ad andarsene in posizione di ala destra, poi ha messo in mezzo un pallone troppo debole sul quale ha avuto modo di recuperare. Ecco lo scatto di Gessa, palla debole all'indietro, Sciaudone anticipa Paganini e cancella, annulla la palla gol per la squadra di Roberto Stellone che ha ancora 2 minuti più recupero per provare a pareggiare la partita. Zanon, Contini anticipato, c'è Curiale, Curiale prova a calciare, Curiale a terra, ha tenuto troppo il pallone Curiale. Alla fine è arrivato Donnarumma, palla scaraventata fuori da Donnarumma perché Contini si stava allacciando una scarpa. La rimessa laterale in favore del Frosinone che non restituirà il pallone ovviamente. Gessa che mette in area, Sciaudone, ora Sciaudone lotta con Paganini, c'è rimessa dal fondo, rimessa dal fondo in favore del Bari, è pronto Donnarumma. Crivello non ha colpito il pallone, lotta con Galano, alla meglio Crivello, prova ad andarsene. Paganini, ora Paganini, Gucker, Zanon, Gessa, ora Zanon prova ad aprire in profondità, il rinvio di Romizzi. Poi De Luca lotta con Matteo Ciofani e c'è anche il nome di Matteo Ciofani nella lista degli ammoniti che diventano 4 per il Frosinone, Soddimo, Dionisi, Russo e Matteo Ciofani. Comincia l'ultimo minuto del tempo regolamentare e poi ce ne saranno 5 di recupero. Sta per battere Contini. Batte Contini, Romizzi servito da Galano, ancora Galano, si fa vedere Sciaudone, Sciaudone all'indietro, rinvio da parte di Rossini, Galano, Sciaudone, Romizzi, palla lunga di Sciaudone, corre De Luca, è in vantaggio Matteo Ciofani.
alla fine. L'ultimo tocco di De Luca per la rimessa laterale già effettuata dal Frosinone. Zanon, Gessa, ancora Gessa, Carlini, Paganini, cominciano i 5 minuti di recupero. Paganini prova il cross lungo sia per Curiale che per Gessa, la palla è a fondo campo. Sono cominciati i 5 minuti di recupero decisi dall'arbitro Pinzani. La rimessa dal fondo di Donnarumma, 1-0 Bari con il gol segnato alla fine del primo tempo da Donati. Palla troppo lunga per De Luca, può partire Crivello. Il lancio a cercare Daniel Ciofani. Carlini sul fondo col destro, tiro di Carlini e palla fuori, la sponda di Daniel Ciofani e il tiro di destro di Massimiliano Carlini. Rivediamo l'appoggio di testa e il tiro di Carlini sul fondo. Non ha trovato la porta Massimiliano Carlini. Ancora 4 minuti da giocare, il rinvio di Donnarumma. Crivello, Matteo Ciofani, Zanon, Frara, appoggio di Contini su Curiale, poi Sciaudone porta via il pallone lungo per Galano, ne approfitta Crivello, Paganini, ancora Paganini in area di rigore, si ferma Paganini, le finte, ancora Paganini, non passa il pallone, riparte però ancora Gucker, Zanon è stato anticipato da Volski, esce Pigliacelli fuori dall'area di rigore, l'appoggio su Matteo Ciofani, Zanon, Gessa, rimessa laterale per la squadra di Stellone, la effettua Gessa su Frara, ancora Gessa, Frara prova a liberarsi, Frara, palla sul destro, non ha calciato Frara che poi sbaglia regalando il pallone ancora al Bari, ancora a Volski, lo riconquista Gucker, prova a metterlo in area, Sciaudone allontana, corto, Volski attaccato da Zanon, ancora Volski prova a ripartire, Zanon in opposizione, poi Gucker che calcia sul fondo. Ha fatto giocare qui l'arbitro Pinzani, il tiro di Gucker finisce fuori. Qui rivediamo la scivolata di Volski, poi il rimpallo con Zanon che finisce a terra come Volski, alla fine il tiro di Gucker, qui a terra invece c'è Sciaudone. Sta per battere Donnarumma, ancora 2 minuti da giocare allo stadio Matusa con il Bari in vantaggio per 1-0, decide la rete di Massimo Donati. Lotta Crivello con due avversari, alla fine riesce ad avere la meglio su Galano e a terra Crivello, si gioca per il vantaggio. Gessa, a vuoto Calderoni, se ne va Gessa, arriva Contini e scaraventa il pallone fuori. Ancora una buona iniziativa di Gessa, spinge il Frosinone per arrivare al pareggio, si difende il Bari. Qui provvidenziale la chiusura di Contini, partito il tiro dalla bandierina, colpo di testa, poi arriva Gucker, ancora Gucker cerca spazio per il cross, la palla accompagnata in calcio d'angolo dall'intervento di Ligi. Occhio a Daniel Ciofani, parte lo spiovente corto proprio sul primo palo per Daniel Ciofani, la palla è stata messa fuori da Ligi, rimessa laterale in favore del Frosinone. Gucker, ora Gucker che la mette dentro, Donnarumma che allontana, Carlini, insiste Carlini, palla sul sinistro, una deviazione, provano ad evitare il calcio d'angolo quelli del Bari e c'è rimessa dal fondo per Donnarumma. Rimessa dal fondo per Donnarumma, ci sono da giocare ancora 30 secondi, 30 secondi di questo Frosinone Bari. Frara, c'è l'arbitro che dovrebbe allungare il recupero.
forse per l'infortunio a Sciaudone. Vediamo se ci saranno altri 30 secondi. Qui Zanon, palla che va all'indietro. De Luca cerca il pallonetto, aveva la palla del 2-0 De Luca. Qui Pigliacelli fuori dall'area di rigore, se ne va Pigliacelli, cerca il lancio lungo, tutti in area a saltare. Contini allontana, provvidenziale il suo ingresso in campo, poi la palla dentro Curiale, Donnarumma, e poi arriva l'1-1 di Paganini. Paganini ha pareggiato all'ultimo secondo. Paganini, impazzisce il pubblico del Matusa perché Paganini all'ultimo secondo ha messo dentro l'1-1 che salva il Frosinone. C'era stato il gran tiro di Curiale, la grande risposta di Donnarumma, grande protagonista della partita. Si è avventato sul pallone Paganini e ha messo dentro l'1-1. Eccolo qua, il gol di Paganini sul tiro di Curiale. Fa una prodezza Donnarumma, ma non può fare nulla sulla conclusione di Luca Paganini, che ha pareggiato per il Frosinone. Primo gol in campionato, primo gol in Serie B per Luca Paganini. Giocato una partita di grande sacrificio e ha raccolto alla fine il premio che meritava con il gol del pareggio. Eravamo proprio alla fine del recupero, se non ho capito male dai gesti di Pinzani al quarto uomo, si deve giocare ancora per un minuto. Si deve giocare ancora per un minuto. Il Frosinone ha pareggiato all'ultimo respiro con il gol di Luca Paganini. Eccolo qua, il fischio finale. Era davvero l'ultima, era davvero la palla della speranza, l'ultimo pallone buono lo ha sfruttato Luca Paganini per mettere dentro l'1-1 che salva il Frosinone. Confermata l'imbattibilità del Matusa, è sempre questo il fortino del Frosinone, imbattibilità salvata da Paganini dopo il gol nel primo tempo di Donati. C'era stato un gran tiro di Curiale, l'ottima risposta di Donnarumma, il pareggio per il Frosinone firmato da Paganini.